Ciao a tutti ragazzi e benvenuti con la terza puntata di questa rubrica dell'International, dell'European Club Championship, Coppa dell'Elite Europea. Insomma, giochiamo ad Amsterdam contro l'Ajax, una partita molto complicata. Negli altri risultati, la Juve prima con 6 punti nel girone, secondo posto a pari merito il Tottenham e l'Ajax. Però è la terza giornata, nella prima giornata la Juventus ha vinto 2-0 al Groupama Stadium contro il Lione, nella seconda ha battuto 2-0 il Tottenham a Torino Allianz Stadium, e adesso alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam si gioca Ajax-Juventus. Potrebbe essere già decisiva, perché uscire davanti di tanto all'Ajax e al Tottenham, soprattutto all'Ajax che dovrebbe essere in teoria la terza forza del girone, potrebbe essere fondamentale. Ma è una partita molto difficile nella realtà. L'anno scorso l'Ajax, se vi ricordate, ci ha eliminato nella realtà, nella vera, nella Champions League, non nell'Eurocoppa delle Elite Europee ovviamente, ma nella Champions League, con la sconfitta 2-1 ad Amsterdam, con la rete assolutamente di Matthijs de Ligt a decidere subito Van de Beek. Van de Beek, gran giocata de Ligt, Van de Beek non lo tengono, poi Bonucci all'ultimo mette una pezza mica da ridere, va, occasione subito abbastanza importante per l'Ajax. Poi Tagliafico, Bernardeschi, alla fine palla per Onana che rinvia, palla recuperata ancora dalla Juve, Ronaldo, Rabiot arriva al cross e c'è il gol meraviglioso di Federico Bernardeschi, rock and goal, gol bellissimo. Juve avanti ad Amsterdam, ha segnato Federico Bernardeschi ed è un grandissimo gol. Grandissimo gol, perché guardate, arriva la palla a Ronaldo, la dà a Rabiot, Rabiot mette questo cross, tra l'altro sta facendo tanti assist Adrien Rabiot in questo torneo, e di controbalzo fortissimo Bernardeschi taglia in due la difesa dell'Ajax ed è un 1-0 pesantissimo. Juve che in questo momento andrebbe a 6 punti di vantaggio sull'Ajax e ipoteticherebbe il passaggio del turno, nonostante manchino ancora 3 partite, tra cui la partita di Londra al Tottenham Stadium, che non è assolutamente facile. Matuidi perde il pallone ma poi lo riconquista con caparbietà, Matuidi sbaglia poi il passaggio per Bernardeschi che alla fine segna il suo primo gol del torneo. Bonucci perde il contrasto aereo, De Ligt, grande ex De Ligt, Rabiot taglia il gioco per Ronaldo, non era male, attenzione Bentancur, sbaglia poi il passaggio Bentancur, è andato a cercare Dybala che era posizionato peggio di Ronaldo, peggio di Ronaldo, qui Bentancur sbaglia proprio la scelta, attenzione a Ronaldo che qua ha fermato da Blind benissimo Ziyech. Ziyech, buona difesa della palla, poi palla per Van de Beek, Bernardeschi taglia il gioco sbagliando però, poi Dybala riconquista il pallone, Dybala lotta e sbaglia poi un altro pallone. Troppi errori per mandare in porta Ronaldo qua, cioè Ronaldo aveva la possibilità veramente di andare in porta da solo due volte. Rabiot, Ronaldo, attenzione Dybala, attenzione Ronaldo che ha spazio adesso per calciare, mamma mia, butta giù la porta della Johan Cruyff Arena. Cristiano Ronaldo, Dos Santos Aveiro, un gol mostruoso, come mostruoso lui, un alieno. Bello schema qua comunque ad aprire facilmente il laterale, ma Ronaldo davanti al portiere ha tirato una barbagia pazzesca. 2-0 e attenzione, perché questo veramente, come detto, potrebbe essere un risultato pesantissimo. La Juve potrebbe in queste due partite tagliare fuori definitivamente l'Ajax. Qua rimessa guadagnata da Alessandro che la dà ad Adrien Rabiot. Rabiot gira per Dybala, Dybala tiene palla, Dybala qua un contrasto un po' dubbio, finisce intanto il primo tempo 2-0, la rete di Bernardeschi ad aprire la partita, la rete di Ronaldo a ipotecare il passaggio del turno. Adesso subito la Juve con Ronaldo che spinge sulla sua corsia, Ronaldo non lo tengono, Ronaldo incredibile, Ronaldo riesce anche a calciare, palo, palo e poi Onana in angolo. Cosa stava facendo ancora Ronaldo, ragazzi? Immarcabile Cristiano Ronaldo. Bentancur la mette in mezzo, proprio per Ronaldo, Onana.
girato debolmente Ronaldo. Ma attenzione Bentancur perché c'è un errore del rinvio di Onana. Ronaldo, buona la prima giocata, non la seconda. Blind riesce ad arrivare. Ronaldo è francamente immarcabile oggi. Adesso palla dietro per Onana, non è un gran pallone, eh. Non è un gran pallone. Quadrado perde il contrasto, intanto chiamiamolo il cambio perché c'è Bernardeschi che è un po' stanco, mettiamo dentro Douglas Costa per dare più spinta e più velocità alla manovra. Tadic, Bentancur se lo perde ancora, Bentancur torna finora sottotono, poi bel tiro ma ottima chiusura di Wojciech Szczęsny, il tiro non era assolutamente male. Matuidi, Bentancur, perde un altro pallone, Bentancur non c'è proprio. Bentancur lo riconquista con un fallo. Fallo dunque di Bentancur, arriva il cambio intanto. Palla sporcata da Alexandro. Palla arriva ancora Tadic, attenzione che adesso l'Ajax sta crescendo, il cross in mezzo, Szczęsny. Questi palloni giustamente li deve prendere e li prende Douglas Costa. Dybala per Ronaldo che però è in fuorigioco e questa poteva essere una buonissima occasione. Peccato perché Ronaldo qua aveva veramente un corridoio incredibile. Dest, tra l'altro si sta parlando in questi giorni di Dest, possibile nuovo acquisto della Juve. Martinez, Blind, Veltman, Van de Beek, palla lunga, Bonucci dietro per Szczęsny. Finora torneo perfetto della difesa, 0 gol subiti. È vero che qualcuno come Kane ha avuto la palla giusta, ma la Juve sta dimostrando di avere solidità. Onana, alla fine potrebbe essere incredibilmente il terzo risultato uguale, cioè potrebbe essere anche questo il terzo 2-0 di questo torneo con Ronaldo che qua ancora una volta si fa fregare palla da Blind, che poi subisce il fallo da Douglas Costa. Ottanta minuti, ovviamente comincia anche la stanchezza nelle due squadre. Come ho detto prima, per la Juve sarebbe veramente una vittoria pesantissima perché ipoteticherebbe almeno il secondo posto nel girone. Comunque veramente, veramente sarebbe una vittoria pesantissima perché a quel punto lì avrebbe 6 punti sull'Ajax, almeno 3 definitivi sul Tottenham. Ma se avesse 3 punti sul Tottenham vorrebbe dire averne 9 sul Lione, quindi vorrebbe dire aver praticamente già tagliato fuori il Lione dalla lotta per la qualificazione. Attenzione a Rabiot, arriva un altro cross di Rabiot che stavolta è sbagliato perché va a cercare un pallone alto sul secondo palo. Douglas Costa, la palla passa ma è facile per Ziyech. Finisce qui, la Juve vince anche alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, vince 2-0, l'Ajax ne esce anche qua male e la Juve fa 3 punti pesantissimi per il proseguo del cammino nel girone. Adesso andiamo a vedere la classifica a metà del girone. Adesso andiamo a vedere, abbiamo concesso 2 tiri comunque all'Ajax, quindi comunque l'Ajax il suo l'ha fatto qui alla Johan Cruyff Arena, ma la Juve è stata più forte soprattutto con un Ronaldo così, ragazzi, è incredibile. Il Tottenham perde in casa 3-0 col Lione, quindi succede una cosa che era inaspettata. Ci troviamo praticamente con 3 squadre a 3 punti e la Juve prima a 9. La Juve con i prossimi 3 punti farebbe suo il primo posto e ovviamente la qualificazione, ma anche il primo posto. Intanto dobbiamo vedere gli altri gironi. Il Krasnodar è primo con 9 punti, Brugge secondo con 6, terzo Galatasaray con 3 e ultimo lo Slavia Praga con 0, questo nel gruppo A. Nel gruppo B c'è il Porto 6 punti, il Madrid Rosas che è l'Atletico Madrid a 5, l'Olympiacos 4 e Young Boys 1. Gruppo C con primo lo Shakhtar Donetsk 6 punti, secondo l'Atalanta con 5, terza il Genk con 4, ultimissimo la Dinamo Zagabria con 1. Il nostro girone abbiamo detto, Juventus prima 9 punti, Ajax Olympic Lione, Tottenham a 3, Tottenham addirittura per differenza reti in questo momento è ultimo ed è la vera sorpresa in negativo di questo girone, anche se è un girone molto aperto. Il girone della morte, più difficile, quello più tosto, vede il Liverpool primo con 9 punti, Manchester B, cioè il Manchester City, con 4 insieme al Real Madrid, ma in questo momento passerebbe il Manchester per maggiori gol segnati, differenza reti maggiore, ultimissimo il Napoli con 0 punti e 3 sconfitte su 3 con 7 gol subiti e pensate, neanche uno fatto.
Gruppo F con primo il Barcellona insieme col Bayern Monaco, in questo momento solo il Barcellona ha un gol in più, per questo è primo nel girone. Secondo, quindi terzo, il Paris Saint-Germain con 4 punti, ultimissima l'Inter con 1, che deve fare assolutamente di più per cercare di passare questo turno che in questo momento la vede eliminata. Gruppo G, primo lo Zenit con 7 punti, secondo Dinamo Kiev con 4, terza Lokomotiv Mosca con 3, Benfica con 2 chiude il girone. L'ultimo girone, il gruppo H, vede Lille primo con 7 punti, il Chelsea B secondo con 4, Leverkusen terzo con 3, Valencia BN ultimo con 2 punti, ma attenzione perché è tutto ancora in gioco. Quindi ragazzi, questa è la situazione, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con la quarta partita del girone. Come vedete è già in cartello, sarà Juventus-Ajax, la Juve può chiudere il discorso qualificazione con 2 partite di anticipo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video!